politeisti. Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oh, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, prima di iniziare questa trasmissione, innanzitutto ricordo che nel mese di febbraio non terrò dibattiti relativi al crogiolo dello stregone, perché purtroppo con la turnistica che ho e col lavoro che faccio non riesco a trovarmi un sabato libero una possibilità di fare un dibattito di stregoneria, portare avanti i discorsi che stiamo facendo. Mi spiace per persone che erano in attesa, lo continueremo a maggio il discorso. Poi sapete che non sono in grado di prendermi ferie in questi mesi proprio perché sto accumulando la quantità di ferie che mi serve per andare ad Anversa al congresso mondiale delle religioni etniche. Pertanto purtroppo dovremo saltare maggio e l'appuntamento sarà aprile, e l'appuntamento sarà per maggio, dove continueremo col crogiolo dello stregone. E comunque per il momento a spanne, senza data precisa, comunque sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito del solstizio d'estate, per cui in ogni caso teniamo questo fisso, questo appuntamento per sabato 18 giugno. Cerchiamo magari di liberarci se ci sono qualche impegno nel frattempo, e poi vedremo a maggio l'appuntamento per il dibattito. È venuto a trovarmi un amico prima e mi ha detto: guarda che la trasmissione che hai fatto oggi era abbastanza dura, cioè nel senso che era culturalmente abbastanza impegnativa, forse troppo per i radioascoltatori di Radio Gamma. Sicuramente l'amico ha ragione, cioè nel senso che effettivamente la trasmissione che ho fatto oggi è maturata sulle laminette orfiche e sull'escatologia pagana, cioè praticamente sul concetto pagano della morte, perché escatologia significa concetto di morte, e dal punto di vista culturale era abbastanza elevato, cioè era abbastanza forte ed era abbastanza, diciamo così, impegnativo. Però vorrei far presente una cosa, non tanto la giustificazione, ma per far comprendere il mio modo di vedere le cose. Io sono una persona che condanna lo Stato e che dice che lo Stato sbaglia, e non solo sbaglia, ma fa delle attività cattive, criminali, nei confronti dei cittadini, perché ai bambini insegna il catechismo, la morale cattolica, e non insegna tre cose fondamentali, anzi quattro cose fondamentali, che è il codice civile, il codice penale, il codice di procedura penale e la Costituzione della Repubblica. Cioè, io sono convinto che non esistano cose difficili o cose complesse, ma esistono cose che ci appassionano o cose che non ci appassionano. So benissimo che se io parlo di Wojtyla, lo stupratore di bambini, l'individuo che massacra bambini, che distrugge le società, che compra 8.000 macete, e quegli 8.000 macete servono per macellare le persone indifese in Ruanda, ha un effetto emozionale immediato, per cui le persone capiscono anche i termini anticlericali. Quando uso attacco al clero, parlare di cose che sta facendo il clero, i loro potacci, sono cose che vengono recepite a livello più immediato, però sono cose che restano nell'immediato, cioè non vanno a fondare il futuro. Quando invece faccio un discorso escatologico come ho fatto oggi, o parlo degli dèi, o parlo delle nostre capacità di organizzazione della vita, dell'esistenza, oppure il discorso sul crogiolo dello stregone che fra poco continuerò, queste sono cose che vanno a fondare il futuro. Cioè sono informazioni, sono input, sono dati che possono servire alle persone per scegliere la propria esistenza. Chiaramente Claudio Simeoni può parlare del crogiolo dello stregone all'infinito, ma Claudio Simeoni parla del crogiolo dello stregone perché il crogiolo dello stregone diventa effettivo
è necessario che le persone lo facciano proprio, è necessario che le persone lo applicano, è necessario che le persone vi facciano esperienza, è necessario che le persone trovino laddove non si confà a loro o dove si confà a loro, ed è la pratica delle persone che le trasforma in un modo diverso col quale affrontare l'esistenza. Se no, Claudio Simeoni continuerà a parlare del Crogiolo dello Stregone, può far piacere passare questa oretta, oppure può dar fastidio perché Claudio Simeoni mette in discussione alcuni elementi acquisiti, però il Crogiolo dello Stregone resta all'interno di quest'ora. Però, dal momento che una radio chiaramente ha il compito di comunicare a più persone possibili, chiaramente Claudio Simeoni usa questo strumento per dare delle informazioni. Poi sta alle persone trasformare queste informazioni in conoscenza e in pratica di vita. E Claudio Simeoni non vi porta la salvezza, a Claudio Simeoni di voi non gli importa assolutamente niente. Cioè, se voi non praticate un percorso virtuoso, io non ci posso far niente, cioè, non posso salvarvi, non posso portare la luce laddove nessuno non vuol vedere. E naturalmente, se uno non vuol vedere, ciò che io porto non è luce, ovviamente, ma sono solo una serie di stupidaggini. Dunque, è giusto che una persona che considera quello che io dico delle stupidaggini continua a ritenerle tali. Pertanto, io sono convinto che non esista un livello culturale alto e un livello culturale basso. Esiste soltanto la volontà di alcune persone di trasformare i sistemi sociali a livelli culturali alti. E nello stesso tempo lo so, però, che usando quel linguaggio e usando quel tipo di lavori che sto facendo, mi faccio capire da poche persone. Però ricordo alle persone che non riescono a capire il discorso escatologico che ho fatto oggi, che è una sciocchezza capirlo, ma è veramente una sciocchezza. Se non lo capiscono, significa che davanti ai loro occhi sono stati messi delle barriere piuttosto forti e piuttosto oscuranti rispetto alle cose. Poi, chi si sia d'accordo o non si sia d'accordo su quello che io ho detto, quello è un altro discorso ancora. Cioè, si può magari contestare dal punto di vista filosofico, dal punto di vista del sentire, dal punto di vista del modo di essere davanti alla vita, quello che dico, ma è una cosa. Però quello che dico è una cosa che deve essere compresa. Poi esiste le persone che non comprendono quello che dico, perché lo dico, chi me lo fa a dirlo. E questo è un altro discorso ancora. Cioè, esistono vari piani, vari livelli su cui si può giudicare, affermare, dire, dissentire e tutto il resto. Pertanto, sì, torno a ripetere, il discorso sull'escatologia fatto oggi è un discorso piuttosto complesso, però nello stesso tempo non è un discorso irraggiungibile, cioè è un discorso semplice, nel senso che si può capire facilmente. Se qualcuno ha dei problemi, torno a ripetere, il pezzo è stato messo in internet, non è stato spiegato chiaramente come l'ho spiegato in trasmissione, lo potete trovare in internet sul Collegio Arvale, scrivete Arvales in Google, su Google scrivete Arvales. Trovate la mia pagina, scorrete l'index fin verso la fine, quando trovate l'escatologia trovate il pezzo. Per cui questo pezzo lo potete scaricare. Non è ancora facilmente trovabile con i motori di ricerca, perché l'ho messo solo da pochi giorni e naturalmente ci vorranno almeno 15-20 giorni prima che i motori di ricerca lo trovino e lo linkino. Bene, nella trasmissione invece di questa sera continueremo il discorso sul Crogiolo dello Stregone e sospendere il giudizio, sospendere il dialogo interno, scusate, no, il giudizio è un'altra cosa ancora. Sospendere il dialogo interno, vi ricordo che siamo sempre all'interno della natura e siamo arrivati a individuare un individuo, a individuare una persona, la quale continua a pensare, 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 pensare attraverso le parole. Le parole bloccano il suo cervello, le parole esaltano se stesso, le parole descrivono le emozioni che ha in quel momento, le sue rabbie, le sue passioni, gli amori, le aspettative, e le parole
bloccano la sua capacità di intuire il mondo che ci sta attorno. Le parole che bloccano la capacità del mondo di intuire il mondo che ci sta attorno sono le parole che in realtà bloccano la nostra attenzione. Cioè, la nostra attenzione si è sviluppata mano a mano che crescevamo, a un certo punto quando arriva la ragione mette un fermo, mette un limite a quello che è lo sviluppo della nostra attenzione. La nostra attenzione nel guardare il mondo, nell'ascoltare il mondo, nel renderci conto che cos'è il mondo, perché ormai sappiamo tutto. Addirittura siamo in grado di dare un giudizio prima ancora di aver ascoltato compiutamente ciò che l'altro ci stava dicendo. Siamo in grado di aver già preso la nostra decisione prima ancora di aver messo a punto tutti gli elementi. Ma qui non si tratta di intuizione, qui si tratta di megalomania della ragione. La ragione è convinta di sapere tutto. La ragione è convinta che tutto sia uguale a se stessa. La ragione salta le conclusioni. Ed è esattamente anche il discorso che avevo fatto dell'articolo che ho letto su Focus, credo sia di questa settimana, dove i nostri occhi in realtà, occhi che descrivono cose della ragione, cioè cose, io ho visto questo, io ho visto quello, io ho visto tizio che con l'automobile è andato addosso a Caio. Bene, questo è un effetto della ragione, ebbene, sperimentalmente è stato dimostrato che ai nostri occhi sfuggono decine e decine di particolari, decine e decine di particolari che sono in grado di cambiare il nostro giudizio su quello che noi andiamo a guardare. Ma è la nostra ragione che salta le conclusioni prima ancora di aver analizzato tutti gli elementi che portano a delle conclusioni. La sospensione del dialogo interno chiaramente serve proprio per fermarla sta ragione, perché la ragione entrando dentro noi blocca il nostro sviluppo. Attenzione però, quando parlo di ragione intendo la ragione come descrizione della forma, della quantità degli oggetti che mi stanno attorno, dei fenomeni che mi stanno attorno. Non sto parlando della ragione degli illuministi, cioè non sto entrando nei discorsi filosofici degli illuministi che parlavano della priorità della ragione. Perché? Perché quando gli illuministi parlarono dell'importanza della ragione e della priorità della ragione, non intendevano quello che intendo io. Intendevano che davanti all'oscurantismo cristiano, davanti all'orrore della superstizione, davanti al superstizio, cioè praticamente si bruciavano le donne perché sicuramente erano streghe, e allora alle donne che si bruciavano si sovrapponeva il fatto che il soggetto indicava in loro di essere delle streghe. A queste cazzate gli illuministi opposero la ragione, dissero: ma quali sono gli elementi che vi portano a considerare che quelle donne siano streghe? Analizziamo gli elementi per cui voi affermate che siano streghe. Dimostrate gli elementi che voi affermate. Vedete, nella ragione nessuna dimostrazione che voi date è sufficiente. Cioè la ragione è insoddisfatta da tutte le ragioni che voi portate. Pertanto la ragione degli illuministi è un'altra cosa, cioè la ragione degli illuministi era la necessità dell'uscita dalla superstizione cristiana. Cioè, se io devo comunicare a te un'informazione, è inutile che ti dica domani c'è la fine del mondo. Bene che ti comunichi l'informazione, e se affermo che domani c'è la fine del mondo, è bene che io lo dimostri. E se io non lo dimostro, sono un idiota. La ragione deve intervenire su questo. Diverso il discorso che uso io per definire la ragione. La ragione che è il parlato, che è il descritto assoluto, da strumento che noi usiamo come esseri per comunicare agli altri,
diventa uno strumento di imposizione a noi stessi, cioè lo interiorizziamo, lo facciamo nostro, lo fagocitiamo e là le nostre menti, le nostre idee circuitano. E quel circuitare di quel pensiero, di quelle parole che abbiamo dentro di noi ci blocca la nostra capacità di guardare il mondo e ci sfuggono le cose importanti. Però siccome comunque quelle cose importanti ci sono, quelle cose importanti comunque agiscono dentro di noi, comunque sollecitano le nostre pulsioni, le nostre sensazioni, le nostre emozioni, e comunque noi ci scopriamo ad amare, a tendere, a desiderare delle cose che la nostra ragione non riesce a spiegare. E allora fermare la ragione significa fermare il dialogo interno, fermare quel flusso di parole. Che non è importante fermarlo al 100%, cioè non è importante arrivare al vuoto interno, come alcune filosofie paventano. Non è importante arrivare a questo. È importante riuscire ad arrivare al punto per cui la ragione riesce a fermare il flusso delle parole, perché nel momento stesso in cui la ragione riesce a fermare il flusso delle parole, l'intuizione emerge dentro di noi. E quando noi viviamo per sfida, viviamo per costruire noi stessi, troviamo molte occasioni attraverso le quali affrontare la vita, attraverso le quali avere dei problemi, attraverso le quali avere delle contraddizioni, essere magari anche disperati, non sapere da che parte prendere le cose. Ebbene, in quel momento un colpo d'ansia, un respiro che si blocca immediatamente il dialogo interno e l'intuizione emerge. L'intuizione emerge, un po' alla volta viene accettata dalla ragione, un po' alla volta fa sentire la ragione che ci sono cose diverse, un po' alla volta la ragione la fa propria e l'intuizione viene a variare la ragione. Questo è importante. Il resto è abbastanza limitato, cioè ricordatevi, nessuno di voi riuscirà mai a volare sbattendo le ali, però ognuno di voi può percepire dal mondo ciò che il mondo gli sta comunicando che sia importante. Dopo arriverà la morte del corpo fisico, dopo arriverà la questione scatologica, dopo tutti noi moriremo. Però non esiste un morire diverso da persona a persona, esiste un modo con cui noi abbiamo affrontato la vita. Ma quando noi decidiamo di fare qualcosa, tipo, non so, se mi sbaglio, buddisti o taoisti, che vanno alla ricerca del vuoto assoluto, cioè in pratica del blocco totale del dialogo interno, in realtà lavorano una vita per arrivare al blocco totale del dialogo interno. E dopo muoiono. Allora, anche a me piacerebbe avere una Ferrari. Mi piace come automobile. Ma se io mi compro una Ferrari, cosa faccio? Vado da Venezia a Milano per provare la Ferrari il primo giorno. Il secondo giorno vado da Venezia a Milano per provare la Ferrari. Il terzo giorno vado da Venezia a Milano per provare la Ferrari. Ma scusate un attimo, che me ne faccio di una Ferrari? Cioè, vado per provarla, ho una Ferrari per provare la Ferrari per andare da Venezia a Milano, ma io non ho niente da fare a Milano, ma chi me lo fa fa? Per cui è inutile che io cerchi di raggiungere vette assolute di percezione, di vuoto interno, di emanazione di immagini che dopo al limite poi diventano anche illusioni, diventano anche altre cose. L'importante è che io viva, cioè, l'importante è che io affronti tutte quelle che sono le contraddizioni della vita e mi fornisca però degli strumenti che mi sono necessari per le contraddizioni della mia vita. Lo so benissimo che certe persone malate di cancro al cervello riescono ad avere la visione di cose sconosciute che altri non hanno, ma sono malate di cancro, cioè stanno pagando un prezzo altissimo e stanno quasi per morire. Cioè è inutile che noi ci andiamo a menare di una persona malata di schizofrenia che riesce ad avere delle visioni incredibili
al di là poi di quelle che sono allucinazioni, quelle che sono altre cose, però in molti casi riesce anche ad avere una percezione particolare della realtà. Cioè, una persona malata di schizofrenia, cioè una persona fragilissima, è una persona che basta un niente perché cessi di esistere. Per cui è inutile che noi invidiamo certi aspetti se non riusciamo a vedere il tutto da cui quegli aspetti si muovono. Le cose sono così, cioè quello che noi interessa come pagani non è raggiungere una visione assoluta, una super razza o super uomini. Per noi è importante coprire lo spazio dalla nascita alla morte con assoluta consapevolezza e con assoluta capacità di azione. Per cui questo è che a noi interessa. Sospendere, riprendiamo un po' il dibattito, sospendere il dialogo interno comporta un'ulteriore crescita dell'individuo in cui i fenomeni che non rientrano nel suo descritto della ragione non sono più subiti passivamente, ignorati o interpretati attraverso il già conosciuto e immaginato della ragione, ma sono filtrati dall'esperienza costruita dall'individuo. Sospendere il dialogo interno è un atto di volontà soggettivo con il quale l'individuo sospende la ragione consentendo l'arrivo del nuovo. Il nuovo può essere costituito dal diventare consapevoli della presenza di fenomeni che prima si ignorava. Ricordate gli occhi che non riescono a raccogliere tutti gli aspetti di ciò che si guarda, dal considerare nuovi punti di vista su fenomeni già descritti, formulazione di nuovi giudizi, oppure dall'intuizione dell'esistenza o della qualità di insiemi da cui i fenomeni considerati scaturiscono. Cioè queste qua sono tutte cose che noi normalmente tendiamo a scartare. Per esempio, la stregoneria diventa arte, diventa magnificenza quando la persona che pratica stregoneria, in presenza di un fenomeno, e si parla di un fenomeno che è importante per la sua vita, cioè che è importante per quello che sta facendo, riesce a risalire a livello intuitivo all'insieme che ha generato quel fenomeno. L'insieme non è altro che un insieme a sua volta di fenomeni la cui risultante gli ha portato quel fenomeno. E l'arte della stregoneria ti porta anche a vedere quel fenomeno inserito nell'insieme in cui stai vivendo, come viene a modificare l'insieme in cui stai vivendo. Per cui, come dicevano in un film, la capacità dell'apprendista stregone nel percepire i fenomeni del mondo è quello di tagliare loro la strada al passo. Cioè, in pratica, prima che capito l'insieme che emette il fenomeno che mi giunge, capito l'insieme in cui io vivo, dove il fenomeno interviene e le variazioni che quel fenomeno viene a portare, io, praticando stregoneria, metto in essere un fenomeno che blocca e varia le variazioni che quel fenomeno produrrebbe nell'insieme in cui io agisco. Complicato? No, non è complicato. È semplicemente l'arte di sapere che tutti gli oggetti del mondo mettono in atto delle azioni. Quelle azioni hanno degli effetti che noi non possiamo ignorare e a quelle azioni dobbiamo agire. Soltanto che se io conosco l'insieme da cui quelle azioni vengono prodotte e l'insieme in cui quelle azioni andranno, posso mettere in atto delle azioni che modificano l'insieme che si svilupperà. Due sono i territori di azione della stregoneria. Uno è il mutamento, è il tempo. Due sono la struttura emozionale dell'universo in cui siamo dentro. E in quella e in quelli sono i territori d'azione, che poi quei territori si ripercuotono anche nella vita di tutti i giorni e abbiamo degli effetti nella vita di tutti i giorni. Beh, questo è un altro discorso, ma questo lo lascio ai maghi da televisione. Sospendere il dialogo interno sospendendo il dialogo interno si permette al mondo dell'azione di fluire nella descrizione e costringe questa a rinnovarsi. La descrizione della nostra ragione tende a fissarsi, tende a stare ferma, tende a non modificarsi. Ma ogni volta che io blocco il dialogo interno e faccio penetrare nuovi fenomeni o considero nuove cose, costringo la ragione a rimodellarsi. La mia ragione si rimodella ogni volta che c'è una scoperta scientifica che viene a toccarla.
Ebbene, ogni volta che io modifico la mia ragione si espande, per cui ho una ragione, fra virgolette, intelligente, ho la manifestazione di intelligenza. Ma se io cesso di modificare la mia ragione, introducendo nuovi elementi che derivano dall'intuizione, oppure dalla ricerca scientifica, se volete, che è sempre intuizione comunque, la mia ragione che comanda la persona, che si appropria della persona, viene a bloccare lo sviluppo della persona attraverso la superstizione. Cioè tutto quello che è nuovo, tutto quello che non può essere spiegato mediante la descrizione della ragione, viene spiegato mediante la superstizione. E Dio è il diavolo che interviene, quando invece non è altro che un virus, non erano altro, non so, le pulci dei topi che hanno portato la peste. No, è Dio che punisce gli uomini per i loro peccati. Superstizione, è Dio che punisce gli uomini per i loro peccati. Ragione che si è sviluppata, no, sono le pulci della peste, che sui gatti e sui ratti hanno modificato la peste. Se quegli imbecilli non ammazzavano tutti i gatti, forse la peste sarebbe stata contenuta. Per cui uno è un effetto della ragione, l'altro è un effetto della superstizione. Naturalmente, per riuscire a capire che sono le pulci dei ratti che portano la peste, è necessario che la ragione si sia modificata, la ragione sia stata costretta ad uscire dalla superstizione, sia stata costretta ad analizzare una situazione, sia stata costretta a accettare i risultati che sono arrivati e stia riproducendo quei risultati nella società in cui stiamo vivendo. Con la sospensione dell'ego interno noi blocchiamo la dittatura della ragione, una dittatura che agisce sull'individuo in diversi modi. Uno di questi modi, che può riassumerne molti, si chiama ossessione. La ragione chiede all'individuo di essere rinnovata continuamente, chiede di descrivere continuamente gli oggetti e descriverli ancora dopo averli descritti. La ragione chiede all'individuo di analizzare i vari aspetti del problema, dove l'analisi dei vari aspetti del problema altro non è che ripetizione della ragione del suo dominio sull'azione che il soggetto mette in campo al fine di risolvere quel problema. È interessante che a questo punto introduciamo il concetto di ossessione nel nostro dibattito. La definizione del concetto, se da un lato appartiene all'ambito della psicologia e della psichiatria, dall'altro ci consente di osservare tutta una serie di comportamenti che, pur non rientrando nelle patologie della psichiatria, rientrano però negli adattamenti soggettivi messi in essere dall'individuo per rispondere alla coercizione educazionale. In altre parole, il condizionamento educazionale costringe l'individuo a manifestare delle difese al fine di costruire i suoi adattamenti soggettivi all'imposizione subita. Questi adattamenti, da un lato, permettono lo sviluppo di soluzioni emozionali soggettive, dall'altro, spesso si esprimono con delle manifestazioni ossessive, il cui scopo è quello di scaricare in esse delle tensioni non scaricabili in altro modo. Leggiamo dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti. Ossessione, termine derivato dal latino obsidere, che significa assediare, bloccare, occupare, che descrive la condizione di chi è ostacolato del bisogno insopprimibile di compiere determinati atti o di astenersi da altri, o è costretto a trattenersi con pensieri e idee particolari e non è in grado di evitare, ripetendo indefinitivamente questo obbligo, a cui non riesce a sottrarsi e di cui non riesce neppure ad appagarsi. Anche se il soggetto è consapevole dell'insensatezza dei suoi atti e delle sue idee ossessive, non può fare a meno di riprodurle in una sorta di rituale che, messo in atto per placare l'ansia, diviene autonomo, trasformandosi in un meccanismo ripetitivo non dissimile dai rituali magici dei bambini, da quelli magico-religiosi dei primitivi e da quelli superstiziosi degli adulti. Il rituale si trasforma in disturbo quando, manifestata la sua inefficacia a contenere l'ansia, diventa a sua volta, per il carattere coercitivo, motivo d'ansia. Le ossessioni includono idee, pensieri, ragionamenti, spesso percorsi dal dubbio e dall'interrogazione,
immagini, sentimenti, ricordi o impulsi che, senza un esso ricollegabile a uno stimolo esterno, si propongono in modo interattivo e automatico e contro la volontà del soggetto. Hanno quindi carattere di incoercibilità, perché il soggetto non riesce a liberarsene, di estraneità, perché si impongono contro la volontà di chi li subisce come qualche cosa di intrusivo, di invasività, perché tendono progressivamente ad occupare tutta l'area della coscienza, di compulsività, perché il soggetto non riesce a sottrarvisi e per difendersene organizza dei controrituali che complicano ulteriormente la sua vita, irrigidendola in un cerimoniale che limita, se non addirittura sopprime, la sua libertà e la sua autonomia. Questo è quanto ci dice la Gargantina di psicologia di Umberto Galimberti sull'ossessione. L'ossessione non si esprime solo a carattere patologico, ma si esprime nei comportamenti come l'incapacità di un soggetto di essere duttile davanti al mondo e agli eventi. Questa mancanza di duttilità è data dalla fissazione ossessiva del dialogo interno, che impedisce al soggetto di ritenere pensante o con, di ritenere pensante o con capacità progettuali il mondo in cui vive, solo per il fatto che il mondo non si esprime mediante le parole. Questa è un'ossessione, al punto tale che col monoteismo questa ossessione viene elevata a carattere divino. L'uomo, creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone e creatore del mondo, l'uomo che è divenuto nell'essere natura, anziché, pur coltivando la sua indifferenza dagli altri esseri, riportarsi nell'essere natura per camminare insieme agli altri esseri, aggiungendo all'insieme la propria diversità, si separa dal tutto, affermando di essere padrone del tutto in quanto rappresentazione del Dio creatore. L'ossessione che viene divinizzata è giustificata al fine di bloccare l'individuo per impedirgli di rientrare nell'essere natura. Come si modifica l'ossessione? Attraverso l'azione, attraverso la progettualità della propria esistenza, attraverso il vivere per sfida. Proviamo un attimino a darci un paio di elementi abbastanza elementari. Ho qui un articolo del Gazzettino del 24 marzo 2005, non è molto vecchio. Ebbene, il titolo dell'articolo dice: botanica. Le piante hanno un codice genetico di riserva con cui possono riparare i danni al loro DNA. Se lo hanno le piante, ricordate che lo abbiamo anche noi. Il fatto che noi non lo sappiamo usare è un altro discorso. Un'equipe di botanici della Purdue University dell'Indiana ha scoperto che le piante hanno un codice genetico di riserva che in caso di emergenza consente di riparare danni esistenti nel codice genetico in uso. Questo codice, finora sfuggito agli scienziati, potrebbe esistere anche negli animali e nell'uomo. La scoperta del DNA di emergenza ha scosso il mondo della scienza e potrebbe avere importanti riflessi sulla comprensione del processo di evoluzione. Il codice di scorta viene infatti paragonato alla vecchia copia di un documento tenuto in memoria nel computer. Nonostante l'esistenza di versioni più aggiornate per essere consultata in caso di bisogno. Secondo quanto ha scritto l'autorevole rivista scientifica Nature, il gruppo di ricercatori guidati da Robert Pruitt stava studiando il processo di riproduzione della pianta Arabidopsis dopo una mutazione genetica che costringeva la pianta a produrre fiori raggruppati insieme. I botanici avevano notato che il 10% delle nuove piante avevano però i fiori aperti in modo normale. Il codice genetico era stato in qualche modo riparato. Una correzione misteriosa, perché le Adenopsis sono piante autofertilizzanti e non hanno quindi la possibilità di scartare parti sbagliate del codice genetico.
Gli scienziati, dopo una lunga serie di esperimenti per eliminare altre possibilità, hanno scoperto che la pianta era in grado di ripescare dal suo passato fino a 4 generazioni di codice genetico. Le 4 versioni precedenti all'attuale mappa di memoria che la pianta poteva usare per correggere errori del codice genetico in uso. Queste versioni del passato sarebbero conservate non nel DNA, ma piuttosto nell'RNA, un cugino molecolare del primo considerato finora meno affidabile nella conservazione dei dati. Ecco, anche questa faccenduola, no? Che è una faccenduola in fondo da niente, cosa volete che sia? Significa praticamente aver modificato gran parte delle idee sulla struttura evolutiva e sulla nostra capacità, sto parlando della nostra capacità come esseri della natura, non solo come esseri umani, di riuscire a cambiare ciò che noi proiettiamo nel mondo. Cioè, praticamente noi abbiamo la capacità di proiettare coppie diverse o cose diverse nel mondo di noi. Fate un po' voi, e questo soltanto viene bloccato essenzialmente fra gli esseri umani attraverso il dialogo interno. Ma vediamo un'altra cosetta ancora, che altrimenti qua sfugge. Non solo animali, una tecnica ben nota a bonzi e sciamani. Ci sono santoni che sanno esercitare un controllo in parte volontario sul sistema nervoso autonomo, rimanendo digiuni in celle sottoterra. L'ibernazione e gli stati di riduzione dell'attività biologica sono sempre più studiati, ma appartengono anche agli ampi spazi di ricerca psicologica e antropologica. Lo studio del professor Carlo Zancanaro ha messo in luce alcuni di questi aspetti sui sistemi biochimici che inducono ibernazione, un analogo degli oppioidi, all'analisi di tutti quei meccanismi, chiamandoli della mente, che spesso sono rintracciabili in letteratura. La rivista Natura, spiega il docente, ha ripubblicato un articolo del XIX secolo che spiegava, solo descrivendo i fatti osservati, come in certi villaggi russi, poco da mangiare e tantissimo freddo, la popolazione faceva lunghissime dormite di gruppo, un modo per ridurre il consumo. Ma dire che così si induceva uno stato di ibernazione non si può. Noi ci siamo trovati in Germania con altri 15 gruppi europei per studiare anche questi fenomeni, così come si stanno osservando con maggiore attenzione tutte le storie, anche passate, dei bonzi che si fanno mettere in cellule sottoterra senza mangiare. In alcuni casi esistono registrazioni di parametri vitali all'inizio e alla fine dell'esperienza. I meccanismi di quelle condizioni, dice Zancanaro, non sono ancora stati indagati. Ottenere anch'io con la respirazione toracico-addominale una specie di intontimento. Dura poco e mi fa dormire. Questi santoni saprebbero, si dice, esercitare un controllo parzialmente volontario sul sistema nervoso autonomo. Anche se ogni tanto gli scienziati danno un'occhiata all'attività degli sciamani, non aumentano per ora in modo sensibile gli studi su questa materia. Non dimentichiamoci, spiega ancora il ricercatore veronese, che fino a poco tempo fa l'ibernazione esisteva scientificamente solo in una fase descrittiva. Non ci sono meccanismi ovvi e gli effetti sono clamorosi. Ci sono organismi a sangue caldo che in determinate condizioni riducono l'attività cardiaca fino a un battito al minuto o 2 minuti, e nonostante questo il sangue non coagula, il cervello è in situazione drammatica di ischemia o è in stato di riposo quasi totale con encefalogramma vicino allo zero, però l'organismo conserva la capacità di attivarsi da solo. E qui praticamente interrompo la lettura dell'articolo. In pratica, cosa significa tutto questo? Significa che, al di là di quello che noi agiamo, di quello che noi pensiamo di noi, noi siamo dei soggetti che sono estremamente più complessi di quanto una ragione vorrebbe descrivere. Perché? Perché questo? Perché noi siamo divenuti attraverso centinaia e centinaia di milioni di anni. Perché dentro di noi ci sono i risultati di tutte le sfide che noi abbiamo portato in essere. È chiaro che di tutto quel patrimonio che noi abbiamo dentro, che abbiamo immagazzinato in centinaia e centinaia di milioni di anni, oggi come oggi ce ne interessa soltanto una minima parte. Però ricordatevi che lo abbiamo dentro e lo possiamo sfruttare. Quando qualcuno vi dice: ho visto delle cose strane,
e spesso non fa altro che pescare nella propria memoria genetica, cioè in quella memoria di cose che ha vissuto la propria specie milioni e milioni di anni fa. Esistono anche delle cose abbastanza immediate dove qualcuno vi dice: io mi sono reincarnato. Poi ci facciamo anche due risate e andiamo a risalire che alla memoria genetica di qualche cosa, qualcosa di diverso. Pertanto, attraverso la progettualità della propria esistenza, attraverso il proprio vivere per sfida, noi possiamo mettere in moto, qualora ci servissero, tutti questi meccanismi. Come ha fatto la pianta, per esempio. L'azione e la necessità d'azione. Ah, a proposito, non vi provate a farlo se non ne avete assoluta necessità, perché di solito quando ci si mette in un laboratorio a fare questa sperimentazione, di solito prima si fa qualche decina di migliaia di cadaveri, poi forse uno ci riesce, ma questo perché lo facciamo in laboratorio. Se lo facciamo invece nella vita di tutti i giorni, ogni persona ha migliaia di sfaccettature e migliaia di cose da ripescare dentro di noi. Per cui lasciate perdere i laboratori su queste cose. L'azione e la necessità d'azione sono in grado di coinvolgere le nostre emozioni al punto tale da rimuovere alcuni aspetti dell'ossessione da onnipotenza che viene imposta all'essere umano. Se poi blocchiamo l'ossessione nel dialogo interno, fermandolo, allora permettiamo al mondo dell'azione di fluire nella descrizione e questa si rinnova. L'emotività si esprime nell'individuo, ma non viene circoscritta al già conosciuto, ma si esprime al di là che la ragione ne contempla le motivazioni. Questo vale per il sentire, in qualunque modo si esprima. Dunque, il terzo dio della vita, cioè la relazione fra il soggetto che si apre all'azione e l'oggettività che si fonde in lui, si esprime nell'azione del soggetto, dove l'azione, comunque la si voglia vedere e descrivere, precede sempre il pensato della ragione. E proviamo un attimino a spiegare questo aspetto, il terzo dio della vita. È un concetto che è legato essenzialmente al paganesimo politeista. Nella trasmissione di oggi, sull'escatologia, fra i vari punti che ho dovuto mettere in chiaro, c'era uno un po' particolare. Vi ho detto che Afrodite è un essere all'interno della natura che si esprime all'interno di ogni soggetto della natura. Cioè Afrodite si esprime nelle piante, si esprime negli uomini, si esprime nei virus, si esprime nei batteri, si esprime nelle balene, si esprime nel plancton, si esprime in tutto quello che è vita all'interno della natura. Tutto ciò che è vita all'interno della natura esprime Afrodite. Però ciò che è vita all'interno della natura esprime Afrodite in relazione fra sé, soggetto, e un oggetto con cui si fonde. Io e mia moglie, quando facciamo l'amore, ci fondiamo l'uno con l'altro. Per cui io e mia moglie esprimiamo l'uno verso l'altro, ognuno dentro se stesso, Afrodite nella relazione. Ma Afrodite è anche il terzo soggetto, cioè è anche un soggetto in sé, è un'intelligenza in sé, ed è un'intelligenza capace di chiamare, sollecitare ogni soggetto alla relazione, perché solo se ogni soggetto la esprimono Afrodite esiste, ma se nessuno dovesse esprimere Afrodite, Afrodite non esisterebbe, cioè cesserebbe di esistere. Però credo che a quel punto nemmeno la vita esisterebbe senza Afrodite. Pertanto il terzo dio della vita, gli dei, sono per il paganesimo degli oggetti in sé, anche quando gli dei formano gli esseri della natura, cioè formano noi stessi, formano i batteri, formano la vita, formano la natura. Era è la natura, ma non è era la natura che sta là. Era la natura che vive, era la natura dentro la quale milioni di specie nascono, crescono, combattono e muoiono. Perché? Perché era a tre figli, a Ares che è la guerra, la contraddizione, diciamo, a Ilizia che è la nascita e a Ebe che è la gioventù. E questi tre figli di Era sono quelli che fanno sviluppare Era.
Purtroppo, quando leggiamo il mito, siamo sempre abituati a proiettare sul mito quelle che sono le categorie monoteiste. In realtà il mito ha delle categorie del mito proprio, cioè quando diciamo i tre figli di Era, in realtà diciamo le tre condizioni attraverso le quali Era si sviluppa. Ma Era è la natura, è l'essere natura, Era è le piante, è gli animali, è l'erba, è il virus, è il batere. Era è la corsa del leone per prendersi la gazzella, Era è l'insalata che io mi mangio, io sono Era che si mangia l'insalata che era a sua volta, cioè tutto ciò che esiste, la natura in sé è Era. Era o Giunone, e Giunone si esprime attraverso il nascere delle persone, si esprime attraverso la loro giovinezza e si esprime attraverso le contraddizioni, cioè la lotta per la vita, la lotta per l'esistenza e la lotta dei soggetti per la loro espansione nella vita. Bene, noi troveremo sempre il terzo Dio quando noi parleremo perché il soggetto che manifesta se stesso è un Dio. L'oggettività, gli oggetti che subiscono la manifestazione del soggetto, che comunque agiscono nei confronti dell'oggetto, sono un Dio a loro volta, ma questi dei sono chiamati al confronto, alla relazione, alla fusione attraverso gli dei che costruiscono a loro volta se stessi. Accadeva quando eravamo esseri della natura, prima di fondare la ragione, oggi lo si deve fare come scelta consapevole. Una scelta che l'individuo alimenta nel suo interno per uscire dalla ragione e tornare nel mondo dell'azione o della volontà. Questa è la tecnica per la sospensione del dialogo interno e questi sono i fini più che la tecnica per sospendere il dialogo interno. Bene, questo discorso lo riprenderemo giovedì, ma che non sarà però giovedì prossimo, ma sarà giovedì fra 15 giorni, perché il prossimo giovedì troverete Francesco da solo. Bene, io do il via alle telefonate se ci dovesse essere qualcuno, visto che l'altra volta non sono riuscito a dar via alle telefonate, vi ricordo il numero di telefono di Radio Gamma 5, è 049 700 700 e 049 700 838. Cioè, riuscire a parlare degli dèi è forse una delle cose più difficili che ci siano, perché si tratta un po' di uscire da quelli che sono gli stereotipi, da quelli che sono gli elementi che ha portato il monoteismo in questi anni, in questi secoli, e riuscire a riprendere quello che è l'antica visione, il mito in se stesso. Bene, cambiamo argomento. Cassazione dal Gazzettino del 6 aprile 2005. Per motivi religiosi non si ferma una sentenza. Ricorso di un triestino. Vi ricordo un'altra cosa, vi ricordo tutti i pezzi che faccio qui per radio, ormai sono tutti in internet, cioè basta cercarli in internet e trovate tutto quanto, meno che il discorso sui Crogiolo dello Stragone. Ormai internet sta diventando un po' una vetrina importantissima per quello che sta facendo. Io ho superato le 200.000 pagine aperte ormai, e sto andando alla velocità di quasi 15.000 pagine aperte al mese, tanto per capire. Pronto? Oh, ciao Beno. Hai visto che non hai nessuno di telefono? Va bene, uno mio, certo. Anche perché sono in ascolto, insomma. In ascolto. Non essendo contraddittorio, perché naturalmente. No, vabbè, come fai? C'era all'inizio, 9 anni fa. Appunto, ho sempre ascoltato, Mai. insomma. Non è che. Mai. A proposito, prima le garzantine, adesso le. Sì, garzanti, insomma, è psicologia, dice un'altra. Esatto. Perché mi chiedo una però se della meccaci, lambe, no, non cos'è la parola ossessione, la voce. Ma che garzantina hai Della tu? terza. Ah no, hai la terza, non è una garzantina, No, ok? è dizionario Ho psicologico, capito. psicopedico. Ma queste qua di Galimberti è fatta piuttosto benino, ho Sì, visto. infatti, strano perché ho tutte qui, letteratura, filosofia. Infatti quando credo sia il giornale che ha fatto le garzantine, no? Ha fatto le garzantine, non ha messo quella di psicologia. Cioè molte garzantine non le ha pubblicate, o gli è stato impedito o non ha voluto, insomma. Sì. Cioè io ne ho prese alcune da allora. Ma è
lui il direttore, cioè che... Cioè lui praticamente ha curato questa garzantina. Sì, sì, sì. Cioè poi chiaramente se, da quello che so io, che nessuno si offenda, si prende il precedente, lo si modifica, lo si lavora, capito? Perché poi dipende se è lui, se è diretto uno staff, se dipende tante cose. Massima, ecco, Beh, Paolo Scarpi è un professore qui di Padova che ha curato molti testi classici del coso, no? della Valla. Lui sicuramente dirige uno staff, insomma, cioè ha la responsabilità di uno staff, cioè non è lui direttamente, o comunque sicuramente alcune cose le avrà fatte lui. Comunque qualche traduzione, qualche certo. traduzione. Però sì, infatti vedo che i nomi dei traduttori sono più di uno, insomma, sono diversi, per cui cioè, d'altronde per fare robe così occorre parecchio lavoro. Anche perché stanno migliorando sempre di più, no? Ho visto, cioè anche le traduzioni stanno diventando sempre più precise, no? Cioè una volta dicevano è così, adesso dicevano è così, però potrebbe essere, però ancora, però chissà, interpretiamo, capisci? Cioè è molto sempre più specializzata la faccenda. Io per esempio qua ho dell'astrolabio il dizionario critico di psicoanalisi di Charles Rycroft, a cura di Eugenio Gaddini, ma non so se comunque non è di spessore, comunque è critico, però ha 150 pagine, non è che piccolino. Sì, no, è di astrolabio, comunque non è. A proposito, oggi no, hai detto le laminette che c'era nella Fondazione Valla, no? Sì, esatto. Hai letto su quelle che ho anch'io? Sì, esatto, quel doppio volume, quello delle regioni mistere. Se non ho degli altri, ho quello di filosofia dei presocratici, non mi ricordo più i nomi, poi ci sono delle altre laminette, però ho visto che più o meno insomma gli aspetti sono quelli. C'è un libro sulle laminette abbastanza corposo, mi è sfuggito quella volta di comprarlo, però so che c'è, come mia figlia lo ha visto, sì. Beh, magari se ti riesci a arrivare, quando succederà, sai. C'era quello, avevo detto l'altra volta, quello della Delphi, adesso non mi ricordo. Ah, può essere, sì. Ma questa è una bacca di soldi, quello. Com'è? È quello costoso? No, non è grosso. Non è, sarà 20 euro, insomma. Sì. Della Delphi, è a cura, sempre a cura di due persone, adesso sotto quale bordo. Sì, va bene, non importa. Non riesco a trovarlo. Va bene. Va bene, dai. Saluto e sto sempre in ascolto. Ci sentiamo. Auguri, ciao. In effetti le trasmissioni che facciamo sono abbastanza complesse, io lo so questo, però in effetti non me la sento di abbassare il livello, di farlo diventare un livello popolare, anche perché ritengo che queste cose siano importanti. Cioè, tutto sommato questa radio ha una grossa gamma di trasmissioni, cioè potete scegliere quello che vi fa piacere, insomma, e non me la sento di abbassare ulteriormente il livello, anche perché credo che le cose devono sì andare a livello popolare, ma nello stesso tempo devono andare a livello popolare a livello di culturale, cioè a livello di impegno, a livello di cose che sono importanti. Lo so che spesso non butto molto le cose in ridere, fa un po' parte da un lato del mio carattere, ma anche la vita è una cosa seria. È mio compito forse anche questo, insomma, di ricordarlo qualche volta. Abbiamo un'occasione, abbiamo solo questa per costruire il futuro, e qualche volta potremmo anche toppare. Vediamo l'ultima, brevissima però. Pronto? Ciao, sarò veramente breve. Grazie. Io avevo una curiosità da chiederti. Sì, ti ascolto spesso di giovedì, però non ho mai sentito, non ho mai avuto modo di conoscere la tua età. Se me lo puoi dire, ti ringrazio. Ciao, ciao. 53 anni, se ti interessa. Se vi interessa, insomma, fate un po' voi. Va bene, gli anni passano per tutti. A 53 anni ormai si vede qualche amico che comincia ad andare, no? E poi un giorno andremo anche noi, per cui naturalmente salutiamo sempre con affetto chi se ne va e speriamo di essere salutati con affetto quando ce ne andremo, insomma. Bene, ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Premesan 8 Marghera e vi do appuntamento per giovedì prossimo, che sentirete Francesco in tutte e due le trasmissioni e noi ci sentiremo giovedì 15. Se nella seconda trasmissione continuerò il discorso sul dialogo interno e nella prima trasmissione vedremo cosa farò, perché non vi posso assicurare niente. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo, ciao!